Una stagione di rinascita e una ripresa economica da non mancare per modernizzare il paese. È il cuore del messaggio con cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avviato le celebrazioni per i 75 anni della Festa della Repubblica. Anche quest'anno, a causa della pandemia, la cerimonia si è tenuta in forma ridotta. Annullata, come l'anno scorso, la parata militare su Via dei Fori Imperiali e l'apertura al pubblico dei giardini del Quirinale. Alle 10, come da tradizione, Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto con la deposizione di una corona d'alloro all'altare della patria, prima del passaggio delle frecce tricolori. Onori ai caduti! Mercoledì 5 giugno. Il referendum, svoltosi in due giornate, il 2 e 3 giugno del 1946, vide la vittoria della Repubblica con un margine di circa 2 milioni di voti sulla monarchia. Il risultato fu ufficializzato dalla Corte di Cassazione una settimana dopo il voto. I cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabocchevole moltitudine.